Questa è una casa completamente no gas in provincia di Pavia. Qui siamo a Monza Brianza. Questa invece è una nuova realizzazione. Vedete che comunque il vecchio modello come design non era molto accattivante, quindi capite bene che non è sempre semplice piazzare una pompa di calore di questo tipo e dimensioni nel giardino. Questa è un'altra centrale termica a Parma, dove si fa molta attenzione a posizionare le cose in modo razionale, termometri dappertutto, gusci coibentanti. Non so se avete notato che non c'è un tubo scoperto, sono tutti coibentati con uno spessore di 2 cm di chiuso, perché lasciare scoperti i tubi in centrale termica vuol dire disperdere anche un 10-15% di potenza nel locale tecnico e non è ammissibile quando si deve raggiungere la massima performance. Questa poi è una situazione molto su misura, perché avevamo un angolino, abbiamo scelto un serbatoio che è un 2-in-1, quindi in quel cilindro grigio che vedete là dietro è contenuto sia l'acqua sanitaria che il buffer, ovviamente separati come camere, però ci siamo costruiti tutta una parete per alloggiare tutto il piping e le pompe che vanno qua ad alimentare la casa. Qui non c'era posto, quindi il cliente ci ha gentilmente scavato un po' il terreno per alloggiare la pompa di calore là dentro. Queste due valvole sono la predisposizione per il riscaldamento della piscina, perché oltre a fare acqua calda, raffrescamento e riscaldamento, possiamo anche gestire un riscaldamento della piscina nelle stagioni. Questa è un'altra realizzazione cesenatico, Novara. Questo è un grosso casolare che è completamente privo di isolamento sia nei muri che nel tetto, e qui si è scelto di optare per una soluzione con 2 macchine da 13 kW in cascata. Qui era montata una caldaia a legna che ci voleva praticamente un locale per contenerla, perché erano disperati dal GPL, erano passati poi alla legna e si erano ritrovati da una schiavitù all'altra, praticamente pagavano una persona solo per caricare la legna 5 ore al giorno. Questa è la centrale termica dentro in fase di realizzazione. Questo è il deumidificatore che può essere messo anche in ambiente, quindi in abbinamento al raffrescamento radiante si può mettere questa macchina che tiene sotto controllo l'umidità. Chiaramente non sempre troviamo le condizioni ideali per posizionare tutto, però si cerca di fare un lavoro comunque decoroso. Queste sono 3 macchine su 3 appartamenti di un soprazzo di un condominio in centro Monza, dove ci hanno gentilmente concesso una parte del terrazzo condominiale per fare posizionamento delle unità esterne e di spalle la centrale termica. Questa è un'altra grossa villa in provincia di Arezzo, in Toscana. Questa invece è una realizzazione sul lago di Caldonazzo, vicino a Trento. È una villa del 700 austriaca con radiatori in ghisa. E qui abbiamo smontato una caldaia a gas da 35 kW, si vede il lago sullo sfondo, e tutto sta funzionando adesso con questa pompa di calore da 18. E lì la temperatura scende notevolmente, perché si arriva tranquillamente su meno 8, meno 10, pur avendo il lago vicino. Vedete che la casa comunque non è stata minimamente toccata nell'estetica, anche perché andare ad intervenire sull'involucro, su una casa di questo tipo, sarebbe stato impensabile, non ce l'avrebbero neanche permesso. No, è molto rognoso l'intervento sull'involucro, perché se si fa un cappotto da 10 poi bisogna spostare tutte le soglie, se si hanno le persiane vanno spostate in esterno tutte le persiane, quindi non è una cosa così banale intervenire sull'involucro. E le nanotecnologie dei cappotti da 1 cm funzionano benissimo, sono molto costose gli aerogel, ma non danno rendimento. Questa è una configurazione speciale dove abbiamo utilizzato un serbatoio austriaco che può essere appunto assemblato in un'unica soluzione, quindi questo buffer può essere montato sopra il boiler, oppure come in questo caso dove c'è la necessità di alloggiare tutto in un terrazzo che poi è stato coperto, mettendoli uno a fianco all'altro abbiamo risolto il problema dell'ottimizzazione degli spazi. Queste sono le case che approcciamo con le pompe di calore, quindi case che non sono state concepite per lavorare in bassa temperatura, eppure grazie appunto al sapiente binomio e alla programmazione ottimizzata si riesce veramente a risolvere il problema. Qui andavano a pelle.
lui sempre con i ventati per non disperdere calore. Queste sono macchine per acqua calda che non si vedono. Ecco, questa è una pompa di calore da interno solo per acqua calda. Ci capita spesso di dover aggiungere anche questa tipologia di apparecchiatura laddove proprio serve tantissima acqua calda. In questo caso era quella villa di Bologna dove c'erano due macchine in cascata e l'acqua calda sanitaria veniva prodotta nel lato opposto della casa praticamente con un riscaldatore GPL, quindi abbiamo per forza dovuto optare sul separare la pompa di calore principale che quindi rimaneva dedicata al riscaldamento rispetto a queste due che provvedevano all'acqua calda. Questa è un'installazione di fotovoltaico in una tenuta a Barolo, nelle Langhe. Questo è un rendering di una villa che dobbiamo poi cominciare a livello impiantistico. Ovviamente alcune foto sono ancora in fase di realizzazione perché... Questa invece è una realizzazione molto interessante perché è una villetta di nuova costruzione dove in 2,5 metri quadri di superficie siamo riusciti ad alloggiare praticamente tutto. E siamo riusciti a farci stare il boiler, il puffer, abbiamo costruito lo sviluppo del piping tutto sopra il serbatoio su misura, con la ventilazione meccanica a soffitto e il deumidificatore. Queste sono le bocchette della ventilazione meccanica che aspirano in cucina, mentre invece sono posizionate basse in emissione nei locali nobili. Questi sono i termostati di temperatura e umidità che tengono sotto controllo anche il punto di rugiada, per cui se si accorgono che in estate sale l'umidità, bloccano l'afflusso di acqua refrigerata in pavimento. E qui come vedete c'è stato tutto, ventilazione meccanica azienda, deumidificatore, aspirapolvere centralizzato, addolcitore, due serbatoi centralina e di spalle c'è la pompa di calore. Ha fatto un lavoro abbastanza importante di progettazione chiaramente in studio e poi applicato in cantiere. Pietro era molto contento perché non aveva spazi disponibili e siamo riusciti a farci stare tutto insomma. Vabbè, queste sono le nuove cappe che aspirano dal basso e queste poi sono le centrali termiche riqualificate. Qui c'era una caldaia della Wiesmann da 50 kW, abbiamo messo due pompe di calore in cascata da 23. Questa è una villa molto grande che ha anche una piscina esterna che deve essere riscaldata. Eccola qui, questa è la villa in Brianza. Fotovoltaico integrato per la paesaggistica, siamo in pieno parco di Montevecchia. Questi sono i pannelli da 400 watt della San Paolo. We'll be right back.